È passato un po' di tempo dall'ultimo libri letti veramente, quindi finalmente è tornato il momento di rifarli, riproporveli. E per chi è qui da poco e non mi conosce dall'inizio, vorrei spiegare che libri letti veramente origina dal fatto che una volta ero andata alla presentazione di un libro e alla fine, quando le persone stavano uscendo e salutando la libraia, una delle persone che era presente alla presentazione, scusate la cacofonia, disse alla libraia: "Ah, ma io non mi fido delle recensioni che leggo sui giornali, io non mi fido nemmeno di quelli che parlano di libri su internet, io mi fido solo di chi i libri li legge veramente." E siccome io ero all'inizio del canale e non avevo ancora fatto un video recensioni, ho pensato che questo sarebbe stato il titolo delle mie video recensioni, che poi non sono vere e proprie recensioni, sono pareri di lettura, libri che comunque sono stati veramente letti, e queste sono le mie opinioni sincere sui libri di cui vi parlo. Finita l'introduzione, è il momento di parlare dei libri veri e propri. Il primo libro di cui vi parlo è un libro che ho ricevuto da una casa editrice che ringrazio, la Lepre Edizioni. Si tratta di La Mantella Rossa, che è un romanzo storico in cui si parla di due temi fondamentali, perché io questo più che un romanzo lo considero un libro di denuncia. Siamo alla fine del 1400 in Andalusia. E assistiamo alla relazione sentimentale tra due ragazzi. Lui è un cosiddetto cristianos viejo, ovvero la sua famiglia è cristiana da generazioni e loro fanno parte della nobiltà antica dell'Andalusia, mentre lei è figlia di conversi, ovvero i suoi genitori sono nati giudei, ebrei, però si sono convertiti al cristianesimo più che altro per evitare di essere cacciati da Jerez della frontiera dove vivono. E lei nasce cristiana, però è sempre considerata una cristiana nuova e quindi non una cristiana vera, soprattutto in un periodo in cui c'è l'Inquisizione e si cercano capri espiatori, ma anche vittime. E soprattutto basta una denuncia anonima per far precipitare chiunque nell'arresto, nella carcerazione, nella tortura e infine nel essere giustiziati, anche se non c'è nessuna vera colpa neanche religiosa, perché molto spesso le denunce venivano da nemici, da concorrenti in affari, e quindi la verità era che se c'era una persona che dava fastidio, tra virgolette, bastava denunciarla all'Inquisizione. E questa persona sarebbe stata spazzata via anche se non aveva fatto niente di male e neanche aveva violato nessun principio religioso. La ragazza, come dicevo, è figlia di conversi, il padre fa il medico e l'unica cosa che permette loro di continuare a fare una vita, tra virgolette, serena è il fatto che lui è un medico molto apprezzato e poi, tra l'altro, lei lo aiuta anche un po' nel laboratorio, anche se questo è un aspetto un po' secondario. Ovviamente la famiglia invece del ragazzo vede di pessimo occhio questa relazione, tant'è che lui, per diventare indipendente, decide di partire con l'esercito che andrà nelle Canarie per conquistarle. Segue l'adelantado, che è proprio l'incaricato dalla corona di liberare, secondo loro, le Canarie dalla popolazione che ci vive fondamentalmente e che se ne stava lì per i fatti propri, senza cercare niente di male. La Spagna decide di conquistare queste isole e sterminando la popolazione locale, riducendola in schiavitù e insomma tutti gli aspetti negativi che sono legati al colonialismo e che ben conosciamo, anche se io devo dire che non avevo mai pensato alle Canarie come una terra di colonialismo, di sterminio, di conquista. Forse siamo talmente abituati a considerarle dei possedimenti spagnoli che effettivamente non ci viene in mente che anche quelle così distanti dal continente europeo sono state martoriate dai conquistadores. E infatti la seconda grande denuncia, oltre a quella sulla persecuzione degli ebrei, è proprio questa, di come i conquistadores fossero dei soldati senza cuore spietati che appunto hanno decimato la popolazione locale. Naturalmente il nostro protagonista non è una persona di questo genere, anzi lui si rende ben conto che spesso le violenze sono inutili, lui avrà uno schiavo nero che gli era stato regalato da ragazzino e che lui farà di tutto per liberare e rendere indipendente, e quindi è chiaramente una figura molto moderna rispetto alla popolazione media e soprattutto ai soldati e a chi pensava soltanto alla conquista.
a volte così moderna da sembrare quasi un po' inverosimile. Noi seguiamo appunto l'epopea del ragazzo che va alla conquista delle Canarie facendosi una posizione e della ragazza che poi sarà costretta con la sua famiglia a scappare da Jerez della frontera per rifugiarsi prima a Roma, dove anche lì però la situazione non sarà del tutto tranquilla. Devo dire che dal punto di vista della vicenda, secondo me la scrittura non lo ha resa particolarmente avvincente. Certo è che invece dal punto di vista storico, secondo me vale la pena di conoscere la vicenda storica in sé, cioè la conquista delle Canarie, come la popolazione fu sterminata, che è un momento tragico della nostra storia non vicinissima e che però è corretto che venga conosciuta, come anche la pessima condizione di vita che il popolo ebraico ha affrontato nel corso dei secoli da sempre e non soltanto nel periodo del nazismo in Germania. Era già una situazione diffusa e che purtroppo si protraeva da secoli, proprio quando la popolazione cercava un capro espiatorio o anche di liberarsi dei nemici. Invece, parlando di sempre di qualcosa di ebraico completamente diverso e che è stata una lettura deliziosa. Oddio mio, è una commedia teatrale, quindi il libro è sottilissimo. Ve lo mostro, vedete com'è dentro, è tutto a forma di dialoghi e abbiamo due personaggi. Dio, appunto, che decide di andare dalla psicanalista e la psicanalista che poi, ovviamente, no, ovviamente no, però che vedremo alle prese con il figlioletto autistico e poi che lascerà il figlio nelle cure della babysitter per occuparsi di questo suo ultimo paziente. E ci sarà questo dialogo che è straspassoso tra la psicanalista e Dio, Dio che ha qualcosa che non va, che non è più se stesso e che appunto cerca una soluzione piuttosto moderna al suo problema. Devo dire che mi ha divertito tantissimo, ma è pieno di osservazioni intelligenti che fanno riflettere. E anche se si legge in una sera, io continuo spesso a ripensare a quello che sparano, che è contenuto in questo libro. Che assolutamente consiglio e sarebbe bellissimo se qualche regista teatrale decidesse di metterlo in scena perché ne vale veramente la pena e appunto, come dicevo, fa riflettere e si porta a lungo con sé. Terzo cartaceo di questa tornata di libri letti veramente, non ne potrete più di vederlo, ma sarà l'ultima volta. Poi questo libro verrà imbustato e spedito ad una ragazza che ho conosciuto su Instagram e che ha qui anche un canale YouTube che poi vi lascio giù, si chiama Jessica di Miele Cannella e mi aveva chiesto diverse informazioni su questo libro. Siccome io ho deciso che non lo voglio tenere, ho pensato che magari a lei faceva piacere leggerlo e le mostro anche com'è il carattere sperando che le vada bene perché è ipovedente. Dicevo, lo schiaffo. Lo schiaffo è la storia di una festa, siamo a Melbourne in Australia, una festa, un barbecue nel giardino organizzato da una famiglia medio borghese, medio alta, ricca e con i loro amici e familiari. All'interno di questa festa c'è anche una famigliola con un bambino pestifero che darà fastidio a tutti fino a che ad un certo punto un altro degli invitati non gli mollerà un ceffone. Questo ceffone porterà con sé tutta una serie di conseguenze. Il romanzo è visto da più angoli. Tutti i personaggi che sono andati alla festa poi vedranno un po' a modo loro tutto quello che è successo e la storia viene portata avanti da diversi punti di vista. L'idea era intelligente, anche la struttura era brillante, purtroppo lo svolgimento, secondo me, è una piaga. Una piaga perché, uno, tutte le donne sono delle donne bellissime con un corpo da fotomodella e quando vi dico così è perché lui ha scritto così, cioè tutte le donne hanno questo corpo da fotomodella, ogni descrizione c'ha questa roba qua. I personaggi sono inverosimili, c'è una delle protagoniste che ama ancora il marito dopo 15-20 anni che sono sposati. Solo perché lui è bello, nonostante lei non lo stimi, e quindi anche questo non mi sembra credibile. Tutti gli uomini vanno a donne in continuazione, nessuno escluso a parte il ragazzo gay. Insomma, c'è tutta una serie di personaggi inverosimili, e in più non solo i personaggi sono inverosimili, ma fanno anche delle evoluzioni che non sono credibili. Cioè, ad un certo punto ci sono dei litigi che però verso la fine vengono risolti. Così, cioè il ragazzo a un certo punto che ha litigato con una famiglia si presenta a casa di questa famiglia e loro lo accolgono a braccia aperte come se non avessero litigato. Cioè, insomma, le evoluzioni sono inverosimili, i personaggi non sono autentici ed è, secondo me, proprio uno spreco di idee e anche di struttura perché poteva essere molto meglio.
Altri due libri che sono stati letti negli ultimi mesi, uno sul quale non mi soffermerò particolarmente perché pensate che quando vi ho presentato gli ultimi libri letti veramente mi ero dimenticata di averlo letto e soltanto scorrendo Goodreads mi sono resa conto che c'era anche questo titolo. Il libro in questione è Il libro dell'inverno di Tove Jansson ed è una raccolta di racconti a tema un po' natalizio e un po' no, e devo dire che l'inverno secondo me è un po' un pretesto con cui hanno accorpato tutti questi racconti scritti dall'autrice che però non sempre sono ambientati in inverno. La prima parte ha una voce particolarmente infantile perché è raccontato dalla protagonista bambina con i suoi pregi e i suoi difetti. È talmente autentica che io l'ho trovata insopportabile, forse perché a me non piacciono i bambini e come ragionano, però se invece voi apprezzate proprio la voce autentica di una bambina che può avere 6-7 anni e i ragionamenti che fa, probabilmente questi racconti vi piaceranno. Parlano della vita della famiglia. E una famiglia tra l'altro di artisti, quindi non convenzionale, e di come loro vivessero le festività, ma anche, non so, un periodo di vacanza durante l'inverno, la bambina con la mamma, insomma, delle situazioni anche abbastanza comuni, però vissute da persone non propriamente convenzionali, proprio perché appunto sono genitori artisti. Poi ci sono una serie di racconti in cui la protagonista, che è lei stessa, è adulta e devo dire che io mi sono trascinata comunque sia i racconti dei bambini, sia i racconti, con lei adulta. Con una noia, ma una noia, ma una noia che mi sembrava una tortura, per cui non mi sento di consigliarlo, però mi rendo anche conto che invece ci sono dei lettori a cui può piacere quel genere di voce. Ultimo testo letto, finalmente, invece chiudiamo con un libro che ho adorato. Ringrazio Martina del canale eMind the Books per averne parlato. Anche questo io l'ho letto in ebook, l'ho preso in prestito dalla Biblioteca del Comune di Milano. Come voi sapete, sono abbonata a Mlol da diversi anni. E lo considero veramente una grande fortuna perché si possono prendere in prestito gli ebook e senza comprarli, che io ne ho già comprati abbastanza e quindi devo dire che a volte vale la pena anche di sfruttare la biblioteca, soprattutto per questo servizio a distanza che non ha orari e anche di sabato e di domenica ci permette di prendere in prestito i libri che ci interessano. Al di là dello spottone per questo servizio pubblico che io trovo straordinario, e che sicuramente avrete anche nelle vostre città, parliamo del libro in sé per sé. Cose che si portano in viaggio è una storia piuttosto articolata, nonostante sia un romanzo abbastanza breve. È la storia di una ragazza che cresce nella Berlino comunista negli anni 60-70. Lei è figlia di genitori spagnoli che erano fuggiti dalla Spagna franchista. Il padre è un convinto comunista ed è felice di vivere nella Germania Est secondo i propri principi. Loro crescono, lei e la sorella, credendo che quella sia l'unica vita possibile, anche se la vita non è rose e fiori per niente, si capisce che loro fanno la fame, che non hanno granché da mangiare e anche che la loro casa è fredda, che per studiare cioè non è così scontato andare all'università. E ad un certo punto la ragazza incontrerà un ragazzo della Germania Ovest che, nonostante non abbiano un grande dialogo, tra di loro scoccherà una specie di colpo di fulmine e lui la aiuterà a passare il confine ed andare a vivere nella Germania dell'Ovest, dove c'è sì, la democrazia, ma anche la democrazia non è tutta questa meraviglia, e in più lei sentirà per tutta la vita il senso di colpa di aver abbandonato la propria famiglia ad un destino, oltretutto, in cui loro stessi verranno considerati dei traditori della patria perché lei è fuggita senza dire una parola. E in più, con la grande mancanza della famiglia, della madre e del padre al quale lei era legatissima, oltre che della sorella minore. Insomma, abbandonare la propria vita da un momento all'altro per un uomo conosciuto pochissimo e che si rivelerà non essere proprio il grande amore della vita o comunque non quello che era sembrato a prima vista. È semplicemente un uomo normale, non è che sia un uomo crudele, però il grande amore alla fine è tutto qui. E
E questo romanzo sicuramente vuole essere una forte denuncia della impossibilità alle persone di muoversi, di scegliere dove vivere e vivere secondo i propri principi, non permettendo, cioè sì, è vero che il padre vive secondo i propri principi, però è anche vero che anche altri che sono fuggiti dalla Spagna franchista alla fine non sono poi così felici di vivere nella Germania Est, e anche i loro principi, i loro sogni, quello con cui loro credevano, forse non è esattamente tutta questa grande felicità. È un libro che lascia molti dubbi e secondo me è giusto che un libro lasci dei dubbi, mentre invece lo schiaffo lascia il lettore esattamente come era prima, senza far pendere da una parte o dall'altra, è giusto o non è giusto quello che è stato fatto. Invece, cose che si portano in viaggio lascia dei dubbi su quello che è giusto fare, se è giusto cercare la libertà a tutti i costi, le conseguenze delle proprie scelte, che possono essere scelte anche magari giuste. Uno cerca la propria felicità, però a scapito della felicità della propria famiglia, e insomma, cosa significa diventare adulti e che cosa significa fare delle scelte quando la libertà è limitata. Secondo me è un romanzo straordinario, con una forte introspezione psicologica, un romanzo breve che tra l'altro si legge in un soffio, io l'ho letto in 2 giorni, però tuttora continuo a pensarci e continuo a pensare alla quantità di temi che è contenuta in un romanzo così breve e così a 360 gradi, davvero. E tra l'altro un romanzo immersivo. Mentre ho fatto una grande fatica, cioè con questo, io non vedevo l'ora di sbarazzarmene, e non sono mai entrata completamente in sintonia con il libro. In quello, cioè da pagina 1, ero proprio avvinta alla storia e alla lettura, e quindi mi sento di consigliarlo. Ringrazio ancora una volta Martina per averne parlato, perché altrimenti non l'avrei mai conosciuto e quindi mi sarei persa una splendida lettura. Questi erano i libri letti veramente di questa puntata. Raccontatemi voi se avete letto qualcuno di questi libri o che cosa state leggendo voi in questo momento. Noi ci rivediamo giovedì e vorrei riportarvi finalmente un altro viaggio dal divano, perché secondo me è un libro di cui vale la pena di parlare. E quindi vi aspetto giovedì per viaggiare insieme da questa sedia o ognuno dai propri divani. E nel frattempo, buona lettura a tutti!